questa diversità di numero di tamponi effettuati è legata non alla capacità di risposta da parte dei laboratori analisi. Il problema è dalla carenza di tamponi. Esistono in grandi linee due tipi di tamponi: un tampone che viene effettuato e ha necessità di un estrattore, per cui a volte abbiamo i tamponi ma mancano gli estrattori. Oppure a volte abbiamo gli estrattori ma mancano i tamponi. Questa è una prima tipologia di tamponi. L'altro invece tampone, cosiddetto test rapido, ha al suo interno già l'estrattore, quindi è già completo, e anche il vantaggio che viene fatto in pochissimo tempo rispetto al tampone che ho detto prima. Purtroppo questi sono molto pochi sul mercato perché, essendo, diciamo, più rapidi, essendo già contenenti l'estrattore, c'è una maggiore richiesta e quindi c'è una maggiore carenza sul mercato internazionale. Attualmente, se ci sono i tamponi, noi riusciamo a fare, fra i tre laboratori che abbiamo nella nostra regione, a eseguire circa 1.000 tamponi al giorno. Questo numero non sempre viene raggiunto, ripeto, non perché non ci sia la capacità di risposta, ma perché proprio mancano i tamponi a livello nazionale e internazionale.